Seconda parte di A Tempo di Atletica, abbiamo lasciato Giulio Simonelli e la sua Capoverde, i mari azzurri dell'Atlantico, anche se ci ha raccontato che in queste ore lì è esploso un vulcano, quindi comunque c'è da stare poco tranquilli anche da quelle parti. Siamo con gli amici della Virtus Cassa del Risparmio di Lucca, è tornato a trovarci, non poteva non tornare prima della fine del 2014, il direttore tecnico Matteo Martinelli. Buonasera Matteo. Buonasera Guido, buonasera a tutti. E con lui uno dei tecnici del settore giovanile, categoria ragazzi, correggimi se sbaglio, ragazze, Lorenzo Giuntini. Sì, buonasera Guido. Buonasera Lorenzo, grazie di essere con noi. Io ho detto Matteo in fase di lancio, appena ci ha salutato Simonelli, che sei scatenato sul mercato, perché io proprio da lì partirei. Insomma, hai voluto in questa fase finale del 2014 davvero chiudere con diversi, non so se definirli acquisti, ingaggi, come li vogliamo chiamare? Direi nuovi arrivati. Arrivati. Nuovi, ecco. arrivati. Perché parlare nell'atletica di acquisti è un parolone, non rispecchierebbe la realtà. Indubbiamente abbiamo cercato di rinforzare la squadra, assoluta, per dar modo ai giovani del nostro settore giovanile di crescere con la giusta pressione ma non esagerata, e dall'altra per cavalcare anche l'onda di determinate situazioni tecniche che si sono sviluppate nel corso del tempo e nel corso dell'ultima stagione, e mi riferisco in particolar modo agli ultimi due arrivati, i mezzofondisti Melik Kipkosgei e Marcos Cantamburlo, diciamo categoria juniores. Said Etaki categoria juniores e rimarrà juniores anche nel 2015. Si è aperta una porta, ci sono i campionati di società, compresa la finale nazionale, e se uno più uno farà due abbiamo un obiettivo importante che vorremmo provare a centrare nel 2015, però partendo da un nucleo, da una base di ragazzi italiani come Said Etaki, come Davide Puccini, che le segue la nostra Martina Celi, quindi di dare la possibilità ad atleti lucchesi di potersi ancora di più mettere in luce a livello nazionale. Quindi insomma, completare la squadra, ma partendo sempre da una base che deve essere quella soprattutto di ragazzi anche del posto, di ragazzi giovani, però l'obiettivo può essere anche quello, ora ne parliamo. Ora poi nel dettaglio voglio sapere di questi, adesso avrai finito penso, con Luca Giangravè, ho dato la notizia proprio questa sera, hai finito oppure dobbiamo... No, abbiamo terminato... C'è ancora qualcosa? No, forse... Sul settore mezzo fondo siamo stati contattati da un ragazzo di Milano. E un italiano? Italiano, 3,45 sui 1500 metri, quinto ai campionati italiani assoluti nel 2013 a Milano. È reduce da una stagione di infortunio. A questo punto puoi dare anche il nome, forse. Allora, puoi dire anche il nome, perché poi se allora, la gente va... All'Atletica Riccardi Milano vestirà maglia Virtus per un anno nel 2015, Elia Polli. Io me lo segno, specialista perché... dei 1500/5000, e viene da una stagione dove ha avuto degli importanti problemi fisici, e questo diciamo che noi come società, quello che vogliamo essere, oltre che un riferimento per gli atleti di Lucca, essere un riferimento o per gli atleti di spessore nazionale a livello giovanile, o magari atleti di valore assoluto in cerca di rilancio, in cerca di dico rilancio. Bene, in cerca, esatto, di rilancio. Lorenzo Giuntini, l'abbiamo detto, tecnico della Virtus Lucca a livello del settore giovanile. Io non so, ma Giampiero, se abbiamo pronto il secondo blocco di immagini, se ce la fai, così con lui vediamo subito anche qualche immagine. Come nasce Lorenzo Giuntini, tecnico, facci capire, della Virtus, da una precedente esperienza come atleta? Sì, raccontaci, esatto, qualcosa di te. Ormai è tanti anni che faccio parte della Virtus Lucca, ho cominciato giovane 8 anni. Ah, che tu coi corsi. Quindi sì, famosi. Avevo Matteo Martinelli come allenatore. Qui creano atleti, ma creano anche dei tecnici alla Virtus. Sì, esatto, perché poi l'ambiente è stimolante, piacevole, quindi... In realtà verso i 18-19 anni ho fatto scelte diverse e quindi ho smesso come atleta. Come atleta. Quali erano le tue gare, Lorenzo? Ero un mezzofondista. Magari gareggiavi veloce, come questi bimbi che vediamo qui. Sì, cos'eri, esatto, un mezzofondista? Un mezzofondista veloce, quindi 800, qualche volta sui 1500, ma in particolare le 800.
Vabbè, quindi a una certa età però hai detto no, non ce la faccio più, non lo so, avrei avuto le tue motivazioni. Sì, esatto, ci sono state una serie di motivazioni, però comunque la passione per l'atletica, il fatto che la società mi stimolava e tutto, e quindi ho deciso poi di rimanere come tecnico fino adesso che ho 24 anni, quindi ho un'esperienza di 4-5 anni già come tecnico. No, perché si pensava a questo punto chissà quanti anni avesse, in realtà. No, esatto, infatti è per quello. Sei ancora giovanissimo. Senti, hai diciamo sotto la tua cura diversi ragazzi, no? Ragazzi e ragazze, insieme sì. A te non sei solo, ci sono anche altri responsabili. Sì, esatto, siamo in quattro sulla nostra categoria, Claudia Del Carlo, poi Andrea Mirandola e Matteo Unti, e abbiamo un discreto numero di atleti. E sinceramente proprio quest'anno abbiamo, soprattutto io e Claudia, che seguiamo un gruppo di una ventina, 25 ragazzi, un gruppo di atleti con stimoli, con voglia di fare atletica, e questo per noi è assolutamente importante. Come vi siete suddivisi il lavoro? Per settori, nel senso tu curi di più, non lo so, c'è chi cura di più la corsa, il mezzo fondo, c'è chi cura di più i lanci, i salti? Ma in realtà curiamo tutti tutto, quindi tutte le specialità. Ci siamo semplicemente divisi in due blocchi, quindi una ventina, 25 ragazzi e Claudia, un'altra ventina, 25 ragazzi, Andrea Mirandola e Matteo Unti, ma sulla base noi teniamo un gruppo che era un pochino più avanzato, perché era ormai anni che faceva atletica, mentre gli altri hanno preso i ragazzi che entravano quest'anno per dargli comunque le basi. Semplicemente questa è la suddivisione. Matteo, dà soddisfazione, qui intanto guarda, casualmente ti vediamo, dà soddisfazione, cioè Giacomo Puccini ovviamente, ma dà soddisfazione anche Lorenzo e tutti gli altri che insomma, non hanno fatto gli atleti da grandi, ma insomma svolgono una funzione fondamentale per la vostra società. Ma fondamentale è dir poco, quello che sottolineava Lorenzo, che mi fa piacere, ma è un po' il modus operandi di tutta la società, è che si è creato, e devo anche essere sincero, si è rinforzato ulteriormente nel corso degli ultimi anni un ambiente dove si va al campo scuola, chi da allenatore, chi da atleta, chi da dirigente, con il piacere di andare al campo scuola, con il divertimento, un gruppo affiatato che spesso si ritrova anche fuori dall'ambiente in ogni settore. Questo è quello che curiamo molto e devo essere, è una grande soddisfazione per tutti. Giampiero, prepariamo l'altro contributo, perché su quello io ti voglio un po' interrogare su questi nuovi acquisti, che a questo punto con Elia Polli, che ci ha dato proprio questa sera, siamo abbondantemente oltre le 23 perché abbiamo slittato come programmazione causa lucchese. Dicevo, il primo, vado in ordine cronologico se non sbaglio, il velocista Levi Roche Mandi, anche qui da capire qual è il nome, qual è il cognome, l'importante è che vada forte. Dall'Atletica Brescia, grande amico di Marcel Jacobs Lamont. Grande amico di Marcel Jacobs Lamont, 2 anni che lo seguivo. Ha un 10,51 sui 100. 10,51 sui 100, 21,20 sui 200. 21,20, 21,28 sì. Sui 200. Sono tempi interessanti questi. Ha partecipato ai campionati del mondo juniores a Eugene quest'estate. È un talento. Io spero che trovi nella Virtus e nell'ambiente Virtus quel trampolino di lancio che a Marcel ha portato Marcel a vestire la maglia delle Fiamme Oro. E il fatto che sia amico con Marcel Jacobs indubbiamente poi qualcosa ha contato, no? Ha contato moltissimo. Il fatto che Marcel ci sia trovato bene qui con la Virtus Lucca è stato fondamentale. No, ma hai detto Fiamme Oro, ma Marcel gareggia ancora con voi anche. Sì, ecco, no, chiariamolo perché no, magari... Marcel gareggia per la Virtus, però è stato arruolato in Fiamme Oro Padova e fortunatamente per lui è l'unica possibilità oggi di poter fare che è lo sbocco per poter fare l'atleta diciamo a livello professionistico. Velocemente, perché abbiamo poco tempo, Marco Scantamburlo, categoria juniores, mezzofondista, ha vinto il titolo italiano juniores sui metri 800 ad Ancona nel 2014. È un ragazzo dalle interessanti prospettive, grande amico di Said Etaki, e anche qui diciamo che è stato un elemento fondamentale. Il gancio conta sempre, no? Il gancio conta sempre, perché in Toscana ci sono anche realtà più importanti della nostra, ma a volte abbiamo il sopravvento noi. Poi questo Mary Edwin Kipkosgei, che non riesco a pronunciarlo,
E mi pare che questo potrebbe essere davvero, qui ti si illumina, possiamo quadrare Matteo, Gianpiero, qui ti si illuminano gli occhi davvero. Ma qui diciamo che qui siamo di fronte a un astro nascente. Qui devo ringraziare innanzitutto Paolo Traversi e Rico Dionisi, perché hanno scelto la Virtus per far crescere in Italia questo ragazzo. Possiamo dirlo che poteva arrivare tempo fa un certo Kemboi, sì, pluricampione olimpico e mondiale, arriva questo che potrebbe un giorno magari ripercorrere. Diciamo che l'obiettivo dei manager è quello, e le qualità del ragazzo sono quelle che chissà possa ripercorrere, se non almeno in parte, la carriera di Kemboi. È fortissimo, cioè effettivamente... C'ha dei tempi, vedo, su 3.000 siepi, impressionanti. 8.40 da primo anno junior, 7.53 sui 3.000 piani, da allievo fatto nel 2013, è una delle migliori... Lorenzo, sono tempi interessanti? Interessantissimi. E poi di Elia Polli ce l'hai dato come assoluta anteprima, e invece Luca Gian Gravè invece roba di, anche questo di poche ore fa, noi l'abbiamo dato in serata. Come sì, è stata una... Questo è anche un ragazzo, mi sembra, sui 400 ostacoli. Un ragazzo forte, uno specialista puro, due volte finalista ai campionati italiani assoluti. Un 51 sui 4. 51-83. Non è male. E servirà proprio a creare l'alternativa, ovvero lui sarà il titolare proprio a Marco Ribolzi, che vediamo ora impegnato nelle immagini del salto. Cioè il titolare sarà questo. Sarà Gian Gravè, e questo ci permette Ribolzi di non spremerlo come un limone. E di andarlo a indirizzare su altri. Va bene, siamo quasi in chiusura. Lorenzo, voglio chiedere, possiamo tornare in studio? Cosa ti poni come obiettivo, visto che questa è la penultima trasmissione del 2014, siamo vicini ormai alle feste di Natale e poi alla fine dell'anno. L'obiettivo di Lorenzo Giuntini come tecnico, come istruttore per il 2015? L'obiettivo è sicuramente di ottenere dei buoni risultati, come abbiamo fatto l'anno scorso. Siamo riusciti a portare la categoria ragazzi seconda ai campionati toscani. È stato per noi un obiettivo quasi insperato. Quest'anno è stato un anno in chiaroscuro per una serie di motivazioni, anche se abbiamo sicuramente in prospettiva delle ragazze interessantissime. Per il prossimo anno l'obiettivo è di riuscire a creare un gruppo solido che ci possa dare delle soddisfazioni. Ma le quindicenni che sono venute qui non ce l'hai te però, le ragazze che sono venute qui? No. Ma quelle non ce l'hanno. Avevo Martina Bertella. Hai parlato al femminile però, questo è indicativo. Sì, perché... Ma è anche giusto da una parte. Poi quest'anno è il primo anno che riabbiamo la categoria ragazze e ragazze, sotto la Virtus c'è appunto la femminile. E questa femminile è un'altra sfida della società. Matteo, io volevo invitare tutti. Io lo so, tutti. L'obiettivo l'ha già detto, è tornare comunque nella finale oro. Ci sono tanti obiettivi. E questi arrivi sono tesi anche in tale prospettiva. Poi, sicuramente, io vorrei invitare tutti. Ecco. Sabato sera. Cosa c'è sabato sera? C'è la cena, la nostra. Ma tu ti viene tutta Lucca poi, non lo so, fai ben te. Ben volentieri, noi siamo all'impianto coperto, no? All'impianto coperto, Moreno Martini alle ore 20, ed è in particolare non solo la festa dei grandi, dei nuovi arrivati, di coloro che hanno svolto l'attività agonistica, ma per la società è la festa del nostro settore giovanile e sarà la festa soprattutto degli oltre 200 bimbi della categoria esordienti che frequentano i corsi comunali di atletica leggera, e quindi ci aspetta una bellissima serata, una serata piacevole da stare in compagnia e passare due ore tranquilli. Noi TV ci sarà, dovrebbe essere garantita la presenza del nostro Lorenzo Bertolucci. Noi naturalmente poi martedì prossimo vi riproporremo, no, anche le immagini della festa, anche perché poi martedì prossimo a chiudere questa prima parte della stagione di A Tempo di Atletica, perché poi riprenderemo con l'anno nuovo, ci fermeremo anche noi un paio di settimane per le feste di Natale, ci saranno il presidente Montinari e il vicepresidente Caturelli, no? Esatto. Quindi insomma... Doveroso per chiudere la stagione. Direi proprio di sì. Va bene, Matteo, ti ringrazio, ci hai dato anche il nome di questo Elia Polli, un atleta in cerca di rilancio che può essere anche un'altra arma in più, una freccia in più all'arco della Virtus Lucca per il 2015. Ringraziamo Lorenzo Giuntini. Naturalmente abbiamo ricordato sabato questa festa sociale ormai tradizionale all'impianto coperto del Moreno Martini. Ringraziamo anche Gianpiero Pucci che ha curato la regia del programma, e come sempre A Tempo di Atletica torna martedì prossimo. Torniamo anche all'orario delle 21 con il presidente Montinari, il suo vice Caturelli, e poi per le Appia Puane vi faremo sapere chi avremo. Buonanotte. We'll be right back.